Ci è lodato Gesù Cristo, benvenuti allora a tutti voi fedeli del piccolo resto locale e un paio di pellegrini provenienti da varie parti. Oggi è la prima domenica che celebriamo qui a Santa Maria della Gioia. È chiamato così questo luogo dove metteremo un grande gazebo di circa 800 posti chiuso, così quando in inverno piove, fa freddo, possiamo metterci al chiuso. Ecco, allora Santa Maria della Gioia, ho voluto chiamarlo così perché il nostro cammino è autentico se c'è la gioia, perché siamo coinvolgenti verso gli altri se da noi fuoriesce la gioia, come il sudore deve essere però, cioè non lo devi, ecco, vediamo se riesco a dirlo, non lo devi preventivare, in questo senso alcuni di voi siete proprio, se la vostra gioia corrisponde al sudore, ma il sudore viene spontaneo, non lo organizzi tu, non sei tu che dici ora sudo, viene da fuori e gli altri lo vedono, così è la gioia cristiana. Qual è il motivo della gioia cristiana? Subito lo dovreste dire, qual è? Subito dovreste dire che Gesù è risorto. Che Gesù è vivo, che Gesù è il Signore. Allora tu questa gioia la devi testimoniare senza necessariamente esibirla, capito? Come il sudore, ti viene fuori e gli altri se ne accorgono, allora sei credibile. E se poi soffri e ti viene tutto il mondo addosso e continui ad essere nella gioia, sei irresistibile, capito? Ti porti in cielo tre quarti di umanità. Allora Santa Maria della Gioia, però della gioia con la G maiuscola, perché la gioia appunto è Gesù. Oggi fa di nuovo caldo, naturalmente sono gli ultimi giorni di luglio, fra un po' entriamo nel bellissimo mese di agosto, bellissimo perché è il mese della Pasqua di Maria, la Pasqua di Maria, come c'è la Pasqua di nostro Signore Gesù Cristo che è morto, poi è risorto, ad agosto, sempre come data fissa, c'è la Pasqua di Maria, la Madonna che va in cielo, assunta in cielo, quindi un mese che ci prepariamo a vivere con intensità, e poi tra l'altro sarà un mese pieno di memorie di tanti santi, di grandi santi. Allora vedo che vi siete attrezzati, c'è chi è arrivato con l'ombrellone, anche e dà rifugio ai profughi provenienti d'altrove, vi congratulo per questo. Oggi, in questa decima domenica, dopo Pentecoste, Gesù racconta la parabola dal Vangelo di Luca del pubblicano, anzi del fariseo e del pubblicano. Il fariseo si sente giusto, il fariseo si sente a posto davanti a Dio, così esibisce quello che lui fa, digiuna, prega, fa l'elemosina e sta davanti. Invece il pubblicano, ecco, sta dietro, quindi quelli che siete dietro sarete forse come i pubblicani, si batte il petto e dice: Signore, abbi pietà di me, peccatore. La parabola si conclude con una frase di Gesù, un celebre detto del Signore: perché chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Questo è tanto vero nella storia dell'umanità, nella vita della Chiesa, come nella esistenza di ciascuno di noi. Dove sono tutti i potenti del mondo nel corso dei secoli, da Nerone a Napoleone, da Giulio Cesare ad Adolf Hitler, da Totò Riina a non so chi altro? Dove sono? Che cosa hanno lasciato? Che cosa hanno prodotto? Chi si ricorda di loro? Chi si esalta su questa terra con le proprie parole, con il proprio potere, col potere dei soldi, col potere della compromissione, con i poteri anticristici, viene umiliato poi. La storia stessa provvede a umiliarli. La storia se li scorda e quando li cita con un ricordo sgradevole. Loro che pensavano di essere i potenti del mondo. Ancora oggi nel mondo ci sono i potenti, sono come nessun altro potentato del passato, perché hanno in maniera diretta la complicità con Satana. Spiegherò meglio. Dove c'è potere umano, c'è il diavolo. Il diavolo dice a Gesù nelle tentazioni: guarda, questi regni sono tutti miei, e tu ti prostri ad adorarmi. Quindi dove c'è il potere, i soldi in eccesso, carriera, fama, gloria, la gloria terrena, lì c'è il diavolo. Però c'è in modo indiretto tante volte. Invece i potenti di oggi, no? La sinagoga dei potenti di oggi è direttamente
conduce a quel diavolo. Fanno cose. Avete visto l'inizio delle Olimpiadi ieri? Non guardatele. Non guardate neppure, lo so che vi costa sacrificio, soprattutto forse agli uomini, non guardate per nulla le Olimpiadi. Hanno voluto apertamente dire: questa è una kermesse satanista. Hanno rappresentato con gay, kill, lesbiche, LGBT l'ultima cena. Ma perché il cristianesimo e non l'Islam? Ma perché Gesù Cristo e non Buddha? Ma perché l'ultima cena e non Confucio? Perché c'è Satana dietro, perché c'è il diavolo. E questo è il momento in cui i potenti con l'alleanza di Satana sono completamente, accettati con l'idea della conquista del potere umano. Ma cosa resta poi da qui? Gesù lo dice, chi si esalta va in mezzo. A me sempre ha colpito quel romanzo, non so se qualcuno l'avesse mai letto, di voi abbia mai letto, di Goethe. Goethe è un romanziere tedesco che ha scritto un romanzo interessante, il Dottor Faust. In questo romanzo lui ipotizza che un dottore vuole diventare famoso, vuole avere il successo, vuole avere il potere, vuole avere la gloria, vuole avere la fama. E allora sapete che cosa fa per ottenerlo? Vende l'anima al diavolo, perché il diavolo questo fa: ti do tutto quello che vuoi, ma mi devi dare la tua anima. Signori cari, come non riflettere che l'anima non ha prezzo, perché è esattamente ciò che soltanto resta quando chiuderemo gli occhi a questo mondo. Non ci portiamo soldi, non ci portiamo proprietà, non ci portiamo gloria, non ci portiamo fama. Mi colpisce sempre quando leggo la Divina Commedia, se vedete l'inferno rispetto al purgatorio, guardate quanto è interessante Dante. I dannati dicono a Dante: ah, ma tu sei un vivente, ma tu non sei un morto, perché lui proietta cosa? L'ombra. E quindi si stupiscono in inferno. Ma sapete la preoccupazione di questi dell'inferno qual è? A che punto è la mia fama nel mondo? Si ricordano ancora di me? Capito? Perché sono andati via da questo mondo senza Dio, senza fede, hanno perso l'anima e quindi quello che gli rimane è una disgraziata esigenza di sapere se ancora si ricordano di loro. Invece, per esempio, in purgatorio, le anime del purgatorio che già si sono salvate ma non sono ancora in paradiso, niente affatto chiedono a Dante, pure loro si stupiscono: oh, ma tu sei vivo? Ma tu vieni dalla terra? Allora non chiedono che cosa dicono di me, che cosa pensano, mi ricordano ancora, ma fanno una sola cosa le anime del purganti con Dante. Dite, di a mia figlia, di a mio marito, di a non so chi, che preghino per me. Proprio all'ingresso dell'antipurgatorio c'è un principe, un nobile, che si è salvato l'anima, anche se tutti pensavano che fosse in inferno, perché era stato scomunicato e non gli era stata data sepoltura cristiana. Invece si è salvato l'anima. Quindi tante volte uno si chiede: ma allora Dante si è proprio inventato tutto o qualcosa è vero? Comunque non è il momento di discutere. E lui dice: di a mia figlia che preghi per me, perché la figlia pensava che fosse dannato. Ecco, che cosa ci portiamo? Chi si esalta sarà umiliato. E invece, ecco, noi sappiamo, vi stavo dicendo, che poi Goethe racconta che il dottor Faust ha il potere, ma poi capisce che non serve a niente. E allora a malapena riesce a liberarsi dalle grinfie del diavolo. E poi Gesù dice: chi si umilia sarà esaltato. Allora sono certo che molti di voi stareste pensando che Gesù vuole dire che vi devono dire: sei un cretino, sei scemo, non vali niente, e tu sei tutto contento. Questo significa? No. Significa questo. Che significa chi si umilia sarà esaltato? Chi si umilia è l'anima che cerca nella propria vita solo e soltanto la gloria di Dio, in ogni cosa che fa.
allora non è umiliarsi nel senso, mi capite, mortificarsi, perché forse purtroppo una certa interpretazione di questo brano ha fatto credere che umiliarsi significa, come dire, appunto lasciarsi disprezzare, c'è anche questo, per carità, i santi l'hanno avuto, però sostanzialmente umiliarsi significa, come Maria, è una radice mariana che Gesù sta dicendo, fate come mia madre, eccomi, sono la serva del Signore. Ma allora in concreto significa che nella nostra vita umile è colui che accetta tutto dalle mani di Dio, tutto, tutto quello che accade, senza lamentarsene, senza ribellarsi. Accettare tutto dalle mani di Dio e trasformare tutto in rendimento di grazie. E allora, siccome fa caldo e il sole è inclemente, io voglio essere, come ho promesso, breve, voglio applicare questo detto di Gesù alla nostra situazione. Anzitutto in generale del piccolo resto, in generale, di tutta Italia e del mondo, siamo la realtà più perseguitata. Siamo la realtà più presa di mira. È un buon segno. È un buon segno. Perché vuol dire che stiamo gridando soltanto noi la verità fino in fondo. E poi vorrei applicare questo a Don Minutella e ai confratelli sacerdoti. E non c'è un sacerdote più bistrattato, disprezzato, odiato, fino alla disumanità totale come Don Minutella. Io, grazie a Dio, non li seguo più, però mi hanno riferito che i nemici hanno pure speculato sulla morte di mio papà e sulle saghe familiari, come loro le chiamano, le dispute familiari. Questa è proprio cattiveria, questa è proprio rabbia e odio, ecco. E poi questa umiliazione riguarda adesso il progetto di Piccola Nagia. Avevamo un centro che registra ogni mattone migliaia di Ave Maria. Lì dentro c'è l'acqua, lì dentro c'è stata la Madonna, il giardino di Maria. L'hanno sequestrato. Perché Dio lo ha permesso? Ma non dovevate aspettarvi da parte mia, solo da parte mia, non vostra, che io avessi bisogno, non l'avete fatto molti, ma è meglio, di una consolazione, coraggio, Don Minutella, non ti perdere d'animo. Non avreste dovuto aspettarvi questo da parte mia, voglio dire, piangerci addosso, ora come facciamo? Ma perché Dio ha permesso questo? Ma allora? Ma come? Noi ci siamo tutta innata a priare, o Signore piglia in abbannuna? Tanti poi, di fronte alla prova, crollano. Io vi dico oggi che noi dobbiamo ringraziarlo il Signore per quello che è accaduto. E ringraziare i nemici che si rendono strumenti nelle mani di Dio. Fio mi cari, Dio vede sempre oltre e sa più di noi. Se noi fossimo rimasti magari fermi lì, magari un po' saremmo arrivati a insuperbirci. Ci stavamo un po' tra le sorine, noi, parlo di me, dei più stretti collaboratori, un po' adeguando, adagiando, e Dio non vuole, perché noi siamo come il popolo di Mosè che peregrina nel deserto. E allora il Signore ha permesso questo per il nostro bene. Noi dobbiamo ringraziare. Te Deum laudamus. Un giorno ci sarà restituito, registrate quello che sto dicendo. Un giorno tutto questo ci verrà nuovamente restituito. Ma intanto allarghiamo gli orizzonti e questa sia grazia. E poi soprattutto, ecco, il Signore lo permette perché noi, io vedo quello, torno sempre con le scarpe sporche, posto vivendo un mese di luglio, che solo il Signore lo sa, non lo dico, lo dico a voi, non a Fra Celestino, perché quello è tranello. No, perché per esempio ieri a pranzo ho detto, mamma mia, che è mese di luglio, elencavo i confratelli, questo, gli altri, Dai, Don Alessandro, Fra Celestino, ancora non è finito. Questo è Fra Celestino. Non andate a cercare consolazione da lui, perché non la trovate. No, anzi, potrebbe anche distruggermi. Vabbè, era per dire. E dunque, quindi un mese di luglio intenso, faticoso, tornare
Io sono tornato il mese scorso, dopo il 16 giugno ero ancora a Cuneo, poi sono arrivato qui, solo Dio sa, sotto il sole, sul leone, a spingere i massi perché fisicamente ho dovuto dire metterli, e poi geometri, avvocati, ingegneri, architetti. Meno male che adesso stiamo più o poco per volta sistemando le cose, credo che ad agosto andrà un po' meglio, anche perché abbiamo un direttore dei lavori, come vi ho detto, per cui le cose piano piano vengono affidiate al responsabile, e allora io torno a fare il sacerdote, a pieno, non che non lo sia stato, ma proprio nel senso di scrivere libri, eccetera. Però la fatica, la stanchezza, la pesantezza, non c'è stato un solo istante in cui io mi sia rivolto, ma perché? Grazie. Grazie. Poi i figli spirituali sanno che io lo sapevo già, l'avevo annunciato, preparatevi, il cacciasio, ma noi preghiamo, io ci ho sofferto di questo, le più vicine, allora ho detto, Signore, allora fai bene, allora stai facendo bene a permetterlo, perché non ci vuole molto, non ci vuole molto, dobbiamo essere sempre vivi, svegli. Non ci vuole molto. E allora il Signore che cosa fa? Ti mette in piedi. E quello che io posso dirvi è che ho recuperato la fede delle origini, Giovanna. Come quando 15 anni fa venivamo qui le prime volte. Sono pronto a nuovi combattimenti. Sono pieno di entusiasmo, di gioia, di trasporto, di fede, di zelo, di amore, di gioia. Voglio incendiare non l'Italia come ho fatto, il mondo. E allora è da ringraziare il Signore in questo. E poi noi dobbiamo cercare la gloria di Dio, non il nostro tornaconto. Tutto quello che facciamo qui, a Piccola Nazareth, all'Oasi Ave Maria, all'Oasi Santa Maria della Gioia, da Cinenau, cioè da Giarai, quello di fronte pure nostro, e arriva di sotto dove vedete gli alberi, un altro lotto di terra, avete visto? Siamo in contrattazione, ma vedremo. Capite? Però quello che voglio dirvi è questo, noi dobbiamo cercare nella nostra vita, non la nostra gloria, la gloria di Dio. E nei giorni scorsi c'è stato la possibilità di dialogare con un sacerdote che è venuto a trovarci e che poi alla fine ha fatto una sintesi dicendo: Dominutella, te sei unico, eccezionale, e sei quello che nell'Italia e nel mondo intero, hai gridato per primo la verità e c'hai ragione. Però, Bergoglio è troppo potente, è una battaglia persa. È una battaglia persa, lui diceva, perché alla fine siete sei preti. Allora io ho detto a questo sacerdote in presenza dei seminaristi, caro confratello, ti ringrazio, però sei disfattista. Bisogna, gli ho detto io, fidarsi del Signore, ma tutte le cose di Dio sono nate nei travagli e sono avanzate nei travagli, come una donna quando deve partorire la vita per 9 mesi è lì che si esclude, diciamo, mette al primo posto quello. Portiamo qualche esempio, va bene? Volete qualche esempio? Cominciamo con San Giovanni Bosco. Oggi San Giovanni Bosco è saltato in tutto il mondo, è saltato in tutto il mondo San Giovanni Bosco, no? Poi io, come sapete, voglio un gran bene. La famiglia salesiana è una delle famiglie più grandi religiosamente parlando, di numeri, di sacerdoti. Ma quanto ha combattuto San Giovanni? L'hanno preso per pazzo. Pensate, all'inizio, perché se queste cose non si sa, all'inizio, non proprio all'inizio, un po' come adesso sono io, intorno ai 50 anni, che è l'età per un chiamato da Dio, che sta in quella, perché adesso i 40 e i 30 sono alle spalle e ti aspetta di 60-70, non è che la vita è, e quindi devi far presto a realizzare l'opera, perché poi le forze vengono lentamente meno. Giovanni Bosco, anche prima, aveva organizzato tutto per bene, aveva avuto l'aiuto di un paio di sacerdoti, confratelli, che gli mettevano a disposizione le canoniche per i giovani, la domenica, non sapeva dove metterli. Non sapeva dove mettere questi giovani. Per cui chiedeva aiuto ai confratelli. Allora il confratello X gli dava una volta la canonica, poi l'altro l'altra volta ancora, e lui li portava lì, gli dava da mangiare. A un certo punto i preti gli si sono messi tutti contro, perché il vescovo
parlava male di Don Bosco, dicendo è un pazzo. E Don Bosco rimane solo, con centinaia e centinaia di giovani ai quali non ha né da, non sa né cosa dare da mangiare, né dove portarli. Ma lui non cercava se stesso. Per quello, quando non cerchi te stesso, non ti abbassi. Perché tu hai questa radice certa che è Dio che ha. Quindi, come si dice, è apparso io. Don Bosco poi ha risolto. E San Massimiliano Maria Kolbe ha fondato la città del Vescovato in Polonia, poi è andato in Giappone a fondare. Prima i massoni, sapete che lui aveva fondato la Mincia dell'Immacolata per convertire i massoni con la medaglietta miracolosa, Maria concepita senza peccato, eccetera. Poi i comunisti, poi i nazisti. No, i nazisti non gli hanno dato tregua, quel centro prima risava e poi cercavano terra. Infine è finito dove? Se lo ricordate? Nel campo di concentramento di Auschwitz. Avrebbe potuto dire, ma come? Tu, Signore, mi chiedi di fondare quest'opera che era in tutto il mondo e ora finisco qui ai lavori forzati. Invece no. Gloria a Dio. C'è un santo molto celebre, San Giovanni Crisostomo, grande predicatore. Soleva dire sempre ai suoi fedeli questa frase che forse dovremmo tornare a dire tutti, anche e soprattutto nei momenti difficili della vita personale e anche adesso in questo progetto di Piccola Nazione. Gloria a Dio per tutto. Bene. Gloria a Dio, anche perché così non ti viene l'ansia, non ti perdi l'animo, non ti scoraggi, non ti abbatti, perché gloria a Dio per tutto, quindi ci penso a Lui. Sapete che lui fu condannato all'esilio e siccome resisteva, l'imperatrice Empia, di nome Eudossia, decretò che venisse portato a fare lunghi chilometri a piedi mentre pioveva d'inverno. E finalmente arriva il momento che non ce la fa più. E quando si getta a terra che sta per morire, alza le braccia, le distende e ripete l'ultima volta gloria a Dio per tutto. Ecco chi erano i santi. Piccola Nazareth, è l'opera nostra? No. È l'opera di chi? Di Maria? Allora noi dobbiamo solo assecondare il progetto. Se è accaduto questo non è perché gli uomini sono più potenti di Dio, ma perché Dio lo permette per glorificare se stesso. Noi dobbiamo sempre ringraziare il Signore perché questo sequestro ci ha rimesso dentro l'entusiasmo. Sempre il Signore quando passa e ti trova lo fa per rilanciare. E noi siamo così attaccati alla terra. Io vi capisco che quando arriva una malattia, un tumore, un problema, vi capisco, è giusto combattere, non mi equivocate, però attenzione a non esagerare. Mi spiegherò meglio. In definitiva, prima o poi dobbiamo attraversare il fiume e arrivare all'altra sponda. È inutile che... Quindi è giusto curarsi anche nell'anzianità. Poi oggi le aspettative della vita sono ampie. Ormai i settantenni sono... Oggi io sono un po', veramente dico la verità, un po' abbattuto dopo tutto quello che vedo. Adesso vi dico perché ero a passeggiare per mare stamattina presto e c'è sempre un signore che conosco in gamba, in pantaloncini, sportivo, col cane. Allora io lo saluto e parliamo un po' perché lui mi conosce. Allora io dico, certo, gli ho detto, guarda, alla nostra età conviene che questo mi guarda. E mi dice, oggi mi hai fatto felice. E tu, perché? Dice, quanti anni hai? 50, da settembre 51. Mi ha detto, io ne ho 70. Non sapevo chi si umilia e chi si esalta. Pensavo al Vangelo di Dio. Cioè io mi sono paragonato a lui che ne aveva 70. Vabbè, è per dire che comunque l'aspettativa della vita è ampia, vero? E questo può far piacere, tutto sommato. Però attenzione a non esagerare con l'avvilimento di chi vuole a tutti i costi rimanere fino a quando? Prima o poi è meglio prepararsi, con una visione cristiana serena, ci aspetta Dio, ci aspetta il paradiso, ci aspetta la vita eterna, quindi è giusto combattere. Poi guardate, se noi siamo persone di preghiera, perché io qui ho fedeli a cerchi concentrici, e ho capito una cosa, tutto dipende da quanto preghiamo. Vi dico quello che sto per dire, ho trovato persone, non solo qui ma in giro per l'Italia,
che pregano tanto, no? E a un certo punto lo sentono quando è il momento, perché è Dio che glielo fa sentire. E non arriva la paura o l'angoscia o la tristezza, arriva la pace. Cioè, quelle persone lì a un certo punto dicono, ci sarete passati, penso, no? Basta. Non è che lo dicono, magari a volte non lo dicono neanche così, lo fanno capire per non addolorare i familiari, come se dicono, adesso io so che me ne sto andando, è venuto il momento, ecco, però se tu hai condotto una vita, peccatore sei, e una volta uno mi dice, perché tu no, peccatore sei, però un conto essere, lo spiegavo ieri, un conto essere peccatore perché facciamo i peccati, facciamo, nervosismi, no? Rabbie, prese di posizione. Un'altra cosa è essere contro Dio, contro la legge di Dio. E qui spero che nessuno sia contro la legge di Dio, i 10 comandamenti, la vita di grazia, il perdono ai nemici, la pazienza, capite? Allora, se uno nella vita ha condotto l'esigenza, è già questa l'umiltà di vivere con Dio. Allora, chi si umilia sarà esaltato in paradiso, e anche però sulla terra. Perché Dio glorifica i suoi eletti, no? E così noi, allora, in questa concludo esperienza, alla fine lo merito, l'esperienza di piccola Nazare è una grazia, va bene? Teniamolo tutti presente, è una grazia. Poi la Madonna non smette di stupirmi, devo dirvi la verità. Ieri pomeriggio ero qui, ho avuto un momento di, come si può dire, di riflessione profonda. Perché io sto investendo economicamente oltre il mio piede, come si dice. Ebbene, una persona, una coppia, mi ha portato un'offerta significativa. Non risolve i problemi, ma per me è stato un segnale per dire che la Madonna si è servito di queste due persone che vengono da fuori per dire non preoccuparti, l'opera andrà avanti, perché non è nostra. E quindi tutto quello che stiamo vivendo è benedizione, è grazia, con questi sentimenti, cari, noi viviamo sempre alla presenza di Dio. Cercate sempre la volontà di Dio, fate in tutto la volontà del Signore e chiedete aiuto in questa Madonna. Se pregate i rosari, siete al sicuro. Li potete interrompere se non avete il tempo di pregarlo per intero. Due poste mentre vado al lavoro. Poi, vabbè, guarda, c'è un intervallo, mi vado a prendere un caffè, a volte faccio così, perché la mia vita è pure. Vado a prendermi un caffè al bar, e ho detto che mi piace due poste. Mi ricordo una volta che sono entrato al bar, stavo finendo il rosario, e la signora mi chiese, padre, il caffè, e io gli ho detto, perdona le nostre colpe, perché lasci dal fuoco dell'interno. Dice, come padre? No, scusa, mi sono confuso, abbiate pazienza. Ecco, quindi noi dobbiamo sempre pregare, ve lo raccomando, adesso c'è l'estate, è il tempo di relax, di vacanze, vacanze, e però, ecco, viviamo sempre orientati a Dio con questa fede. Chi si umilia, cioè chi vive in Dio come la Madonna, totalmente alla ricerca della volontà e della gloria di Dio, sarà esaltato, laudetur Iesu Christus.